Ma adesso vi mandiamo questo video molto, molto particolare. Se ci sono dei cardiopatici, per favore uscite dalla stanza. Indovinate di chi stiamo parlando? Di lui! Raga, applausi, applausi per... Sgarbi, 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 sgarbi. Applausi, applausi, applausi per... Sgarbi, 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 sgarbi. Applausi, applausi, applausi per... Barbra Streisand. Lei è ignorante come una capra. No, guardi, questo è il concetto. Capra, 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 capra. No, 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 non mi permetterei mai. Allora, che ne beh, pensi? La risposta Di... è questa. Ah, è vero, tu dici sgarbi capra, in effetti. Ma sai che lui una volta ha dichiarato il motivo per il quale litiga con tutti? Perché lui in realtà era un po' confuso, infatti oggi l'ha dimostrato. Lui in realtà adesso abbiamo capito che vuole fare il rap, però era un po' confuso. Lui non voleva mai fare politica, non voleva mai fare l'intenditore d'arte, era un po' indeciso se fare l'opinionista o addirittura l'accompagnatore. Ah, però in questi tempi non è sconsigliabile come scelta, però. La nostra Irma Capece Minuto ha lanciato un velo d'ironia. E sì, anche perché oggi mi sa che quello potrebbe essere l'unico mestiere per andare avanti e soprattutto avere un No, ma posto no, 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 fisso. l'onorevole ha talmente tante specialità da mettere al servizio della collettività che... Questo lo dimostriamo. Forse lui litiga con tutti perché si rende conto che deve interloquire, soprattutto in TV, con degli ignoranti. Diciamola Purtroppo a tutta. volte sì, a volte sì. A volte per Senti. difendere delle tesi è così. Ma bisogna difendere le tesi, anche perché lui l'ha dimostrato in tante occasioni, intelligente giustamente davanti ad una capra che può fare, dirglielo, capra, capra, capra. Ma che ne pensi tu di questi politici? Abbiamo visto Berlusconi che adesso è diventato un grande attore, la Santanchè da attrice comica ha avuto un grande diverbio con Luciana Ma io Littizzetto, eppure lei ha ricordo... fatto un film, qua in redazione un mese fa ci è arrivata inedita una cassetta di un trailer che è andato al cinema benissimo, è stato campione di incassi in cui lei faceva la protagonista dell'esorcista. La Littizzetto? No, 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 la La Santanchè. Santanchè, perché era geloso un po' della Littizzetto, Ho erano capito. in connubio tutti e due, non si sapeva che prendere, alla fine hanno scelto lei. Che ne pensi tu di questi personaggi politici che di punto in bianco smettono la loro carriera e diventano così, Non attori, cantanti? so, io sono per la specializzazione delle figure. Io ricordo negli anni 90, 80, quando ero piccola, i politici erano politici, gli attori erano attori. Oggi c'è un po' una confusione, quindi Anche non... perché tornando all'isola abbiamo visto la Picella. Noi abbiamo Ah, mandato Mariano, Mariano, Picella abbiamo è mandato mio un amico anche video lui e suonò, pensa, nel mio con del... matrimonio. Ma dai, pensa un po' che Sì, lui carrambata. lavorava all'Hotel Vesuvio a Napoli. Ma dai, pensa che noi abbiamo mandato un video qualche mese fa di lui che suonava per Berlusconi. Indovina chi era il cantante? Apicella. No, il nostro caro Silvio. Pensa un po'. Senti, ma tu invece a livello di doti artistiche, canore, io se non sbaglio ti ho fatto un'intervista Tu sei stato all'interno di una testimone. ripresa Tu dove sei non te testimone, la abbiamo sei cavata duettato. Sì. male. Sì, abbiamo duettato. E beh, insomma, la musica è di famiglia, quindi... Bisogna anche divertirsi, diciamola tutta. Sì, assolutamente, quindi cantare, suonare, il lato artistico comunque c'è. Senti, quando io ho lanciato la notizia che veniva una principessa ospite, più o meno il nostro pubblico che ogni settimana ci manda delle mail mi ha fatto un po' di domande, sono state un po' tutte uguali. Una in particolare che mi ha colpito, perché io ti conosco anche personalmente, sei una bravissima persona e fai tante cose nella vita. E la domanda era, com'è la vita di una principessa? Come quella di tutte le persone normali, se non a volte peggio, perché bisogna correre di più. Anch'io sono mamma, anch'io ho i miei doveri, e quindi insomma, c'è il lato piacevole, bello, ma dico sempre che essere nobile è un onore, ma ancor più è un onere. Quindi bisogna sempre dimostrare di essere all'altezza di qualcosa che non hai per tuo merito, ma che ti ritrovi. Eh sì, è anche una grande responsabilità, soprattutto O almeno dimostrare, provarci. provarci, ma soprattutto anche dimostrare che
c'è dietro comunque un duro lavoro, c'è dietro anche tanto studio, perché voi certo. comunque fate tanto studio, tu sei appassionata anche di diverse materie. Sì, io sono alla seconda laurea, adesso sto studiando, insomma, comunque quello che si può si fa. Si fa, si fa, si fa. Mentre un'altra domanda che mi ha rivolto il pubblico era come mai le principesse non escono, io lo so la risposta, però è, secondo me è sottile ma intelligente, come mai le principesse non escono mai nei giornali di gossip, escono raramente? Beh no, per esempio la famiglia di Monaco, Caroline, Stephanie, loro erano regine di questi settimanali, adesso un po' meno perché non fanno più notizia, però anche se pensiamo alla William e Kate, no, però anche comunque, se acquisita. Però comunque la vita privata della monarchia è sempre stata un po' privata, cioè privata, nel senso loro dipende, hanno sempre cercato di tutelarla. Ci sono alcune famiglie che la difendono, come la famiglia reale di Olanda, insomma la stessa famiglia di mio cugino che sono messa a fuori di Egitto, insomma alcuni sono molto gelosi della propria privacy, altri insomma un po' meno, quindi dipende. Bene, bene, bene. Senti, a livello istituzionale tu oltre ad essere una principessa hai anche delle cariche importanti, non soltanto a livello appunto istituzionale di quello che ti compete della tua casta, ma anche a livello politico, hai mai pensato di intraprendere la carriera? Al momento assolutamente no. Perché diciamo che l'Italia in questo momento non è meglio. Sono amica di molti politici, di ogni schieramento, perché per me quello che conta essenzialmente è la persona. E quindi al momento assolutamente non ci penserei. Poi specialmente in questo momento così difficile, a livello globale, non aver coraggio, forse. Non aver coraggio. Allora facciamo una cosa insieme, tanto carina. Ringraziamo tuo figlio che ha il mio stesso nome per sì, averti dato la possibilità di venire qui, che stasera è solo a casa. Il mio Antonio, salutiamo il nostro Antonio. Allora noi ringraziamo anche a te per essere stata qui. Grazie. È un onore aver avuto al nostro TG una principessa. È il mio onore, maestro, grazie. Spero che ti sei anche divertita. Molto, nostro, molto, molto. Io quando ho fatto la scaletta avevo anche un po' di paura, perché non posso essere tanto, tanto, tanto cattivo come faccio non al molto, di solito. Sono in realtà ti devo svelare un segreto. Mi dica. Volevo fare il TG con te, allora ho rinchiuso la mia conduttrice dentro il camerino. No, questo non è giusto, anche perché creiamo antipatie inutili, che non è proprio... No, non creiamo antipatie. No, questo, lei su questo io mi dissocio. Adesso andrò ad aprirle la porta e le dirò che la puntata è stata annullata. Non ti preoccupare, tanto lei non se ne accorgerà. Troviamo almeno una scusa diplomatica, mi scusi che non... No, non ci sono scuse. Carolina capirà, anche perché capisce raramente. Napoletana anche lei, poi, se non sbaglio. No, lei non è napoletana. È di Roma, anzi, se non dirle che è napoletana, che magari si offende pure, perché non capisce nemmeno le battute. No, comunque. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo la settimana prossima, sempre in diretta, alla stessa ora, agli stessi canali, e adesso vi lasciamo alla tribuna di Righini. Musica! Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai.